Eccoci qua ragazzi, buongiorno, buon mercoledì, vigilia di Ferragosto. Oggi è 14 agosto, mercoledì. Ragazzi, parto subito con delle informazioni perché qualcuno ancora non sa le estrazioni quando avverranno. Io l'ho detto da lunedì, quando ci saranno le estrazioni questa settimana. Le estrazioni questa settimana sono state ieri che era martedì. Domani è Ferragosto, ovvio che il festivo non c'è l'estrazione del lotto, ma non l'anticipano oggi come molti pensano che oggi c'è l'estrazione. No ragazzi, no. Le estrazioni prossime questa settimana sono direttamente venerdì e sabato. Quindi abbiamo di relax. Oggi e domani non c'è estrazioni, ok? Non ci sono estrazioni oggi e domani. Prossime estrazioni, infatti gli aggiornamenti saranno per venerdì. Ok? Venerdì 16, quindi l'estrazione extra di venerdì. Quella di domani, che è festivo, secondo voi la Lotto Italia non la recupera? Certo che la recupera, infatti settimana prossima siamo belli che fregati, perché settimana prossima saranno 5 estrazioni. Infatti l'estrazione di domani, che non ci sarà, e sottolineo non ci sarà, verrà recuperata lunedì. Quindi settimana prossima occasionalmente avremo lunedì l'estrazione, martedì l'estrazione, giovedì l'estrazione, venerdì l'estrazione, sabato l'estrazione, kill and murt, Va bene ragazzi? L'ho detto subito inizio video perché so che inizio video mi guardate tutti, poi qualcuno va avanti col video e non guarda tutto il video. Ritorniamo a parlare delle ambate in posizione su ruota fissa e unica e due posizioni. Allora, settimana scorsa a Cagliari davo ruota unica Cagliari, davo il 22 in seconda e quarta e ha pagato al quinto colpo in quarta posizione determinata il 22. Dopo neanche due colpi ha pagato ancora a Cagliari nell'altra posizione che davo io. Io davo Cagliari due posizioni, il 22 è uscito sia in quarta che in seconda a distanza di due estrazioni. Eclatante risultato. Anch'io non sono giocatore d'ambata, ma per chi gioca lambate sa cosa sto parlando. Di che cosa sto parlando? E ieri sera, al secondo colpo di gioco, ruota unica, Bari, ripeto. Tanto la gente che guarda le mie previsioni vede cosa è successo. Bari era ruota unica, 88 in seconda e terza posizione. Ieri sera Bari al secondo colpo cosa è uscito? 88 in terza posizione. Mandatemi le foto degli scontrini vincenti. Mi raccomando, se avete vinto l'88 in posizione a Bari, al secondo colpo. E anche qui mi soffermo a ribadire, sarò logorroico, ma se permettete, me lo posso permettere, ruota unica, dare una ruota unica e due posizioni, centrarla in pieno, ragazzi, non è da tutti. 88 centrato al secondo colpo in terza posizione determinata, meglio di così. Quella previsione ovviamente non si gioca più perché è uscito il capogioco ambata nella posizione determinata, quindi quella previsione decade. Al posto di quella previsione ho inserito una nuova previsione. Ho inserito una nuova previsione sulla ruota unica, sempre fissa e unica, di Cagliari. A Cagliari avremo, lo vedrete poi negli aggiornamenti, a Cagliari avremo un forte 72, un forte 72. Vi posso dire anche a voce le posizioni, poi la andate a vedere. Cagliari, ruota unica, 72, in seconda e quarta posizione. Ma Cagliari, questa previsione, da cosa è composta? Da due ambi. 72-78, 7-8, e 72-90. Aprite le orecchie, 72-90. Ma il capogioco è il 72, non è il 90, attenzione, Non è il 90, è un abbinamento il 90 a Cagliari. L'ambo evidenziato è proprio 72-78, ambo in decina. Comunque vedrete negli aggiornamenti ciò che sto parlando. Rimane in gioco Firenze però. Firenze con 67 rimane in gioco. Occhio alla bacheca perché nella bacheca ho tolto, ahimè, due ambi. Uno che ci tenevamo tanto tutti e poi vedrete che uscirà. Io ho tolto l'ambo di Bari, 12-81, l'ho tolto. Però vedrete un nuovo ambo a Bari, bellissimo. Sempre negli aggiornamenti, con calma, li guardate con calma dopo, io vi sto solamente illustrando a voce. A Bari ho messo un nuovo ambo, quindi ho tolto a Bari 12-81 e sono sicuro che qualcuno di voi lo terrà in gioco, e ho messo a Bari un nuovissimo ambo 33-51, per me già spettacolare da venerdì sera. E ho tolto anche l'ambo di Napoli 13-22, ma voi mi direte, ma perché Mimmo l'hai tolti? Perché sì.
non hanno finito il ciclo di gioco. Attenzione, perché forse qualcuno ancora non ha capito che giocando su ruota unica il ciclo di gioco è anche 18 colpi, anche se nessuno arriva a 18 colpi. Ma ruota unica, una previsione, andrebbe portata avanti 18 colpi. Io questi due ambi, il 12-81 è vero, sono 8-9 colpi forse che lo sto dando, ma il 13-22 a Napoli saranno 3 colpi. Li ho tolti perché ho dato precedenza ad altri ambi. Quindi, anche qui, mi raccomando, io ho sostituito questi due ambi. Uno è Bari 33-51 e l'altro adesso mi sfugge, ma andatelo a vedere perché non potete sbagliare. Andatelo a vedere. È lì scritto. Ah sì, ecco, me lo ricordo. Napoli 11-63-63. Mi sembra di ricordare che è questo. Comunque voi guardate gli aggiornamenti che non vi sbagliate. Io stamattina, anche se è mercoledì, potevo anche non farla la live per mettere gli aggiornamenti, però ho voluto dare spazio a voi perché domani sarà una giornata festiva tra grigliate, famiglia, mangiate, bevute, quindi domani, che i tabaccai cinesi soprattutto sono aperti, si può giocare per venerdì, eh? Se voi domani andate a tabaccai a giocare all'otto, per venerdì vi fanno giocare per venerdì, perché domani non c'è l'estrazione. Però vi metto già stamattina gli aggiornamenti in modo tale che voi avete tutta la giornata di oggi e anche domani, se vi ritagliate uno spazio, per giocare per venerdì, perché poi avete tutto venerdì per giocare per venerdì, quindi da qua a venerdì avete tutto mercoledì, tutto giovedì e tutto venerdì per giocare per venerdì sera. Ma io già vi metto gli aggiornamenti così non ci penso più. Poi se domani farò qualche live, la faccio per altri motivi. Mi raccomando, il terno segreto. Ieri è uscito un numero alla nazionale, non ce ne può fregare di meno. Alla nazionale non ce ne può fregare di meno. Noi la ruota è Bari, mi raccomando. Andiamo avanti, terno segreto, quarto colpo per venerdì. Andiamo avanti, ruota unica, occhio a Bari, soprattutto a lambata, mi raccomando, ok? Ultima cosa, le previsioni in corso della sesta del mese, della penultima del mese, quelle vanno avanti per i fatti loro, non è utile che ve lo dica, tanto quelle vanno avanti. Con Gabriele, l'Automatica Channel, ieri abbiamo dato un bellissimo ambo, Venezia 87-90. Non ci chiedete se al secondo colpo si porta avanti, ragazzi, dai, non è uscito nulla. Primo colpo andato, venerdì sarà il secondo colpo con Gabriele di L'Automatica Channel. Abbiamo un secondo colpo venerdì sera, ok? Chiudo questa live ricordandovi, scusate ma bevo il caffè in diretta, è l'ora del caffè, si è anche raffreddato, vabbè, mentre parlavo era qua che si raffreddava, vabbè. Ripeto, le estrazioni questa settimana, le prossime, saranno venerdì 16 e sabato 17. Domani, che è Ferragosto, le estrazioni non ci saranno. E non viene anticipata. La Lotto Italia non anticipa mai l'estrazione, la posticipa, ok? Quindi, domani non c'è l'estrazione. Questi sono i miei aggiornamenti per venerdì. Poi ci sarà l'estrazione sabato e poi quella di domani la recuperano lunedì. Quindi settimana prossima 5 estrazioni, lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. Ragazzi, sull'otto ci stiamo un po' annoiando tutti per le ripetizioni dei numeri pazzesche. Anche ieri è uscito un ambo in diagonale tra Firenze e Genova, stesso ambo in diagonale, 81-62 e 62-81, cioè stesso ambo isotopo. Ma è normale, ragazzi, ormai con l'otto è così, ripetizioni su ripetizioni su ripetizioni di numeri, di ambi, di ambate, di terni, e ormai è così. Facciamocene una ragione, ok? Giochiamo sempre poco, con prudenza, ma poco, mi raccomando. Ok, ragazzi? Occhio alla nuova ambata di Cagliari, quella previsione nuova che vedrete. Il 72 è un portento, è una bomba atomica, seconda e quarta posizione. Guardatevi gli aggiornamenti e poi avete tutto il tempo per decidere di giocare per venerdì sera. Avete tutto mercoledì, tutto giovedì e tutto venerdì. Avete 3 giorni davanti, ecco perché ve li do adesso gli aggiornamenti. Ultimo goccio di caffè insieme a voi. E adesso io vi auguro un buon mercoledì, ma una buona vigilia naturalmente di Ferragosto. E se domani mattina magari riesco a ritagliarmi un attimino di tempo, verrò in video per gli auguri di Ferragosto. Ma sì, lo farò. Domani mattina ci vediamo in video per gli auguri di Ferragosto. Ecco a voi gli aggiornamenti. Non chiudete, ragazzi. Ciao!